32. Marco Porcio Catone. Catone, 234-149 a.C., politico, generale e scrittore romano, chiamato anche Catone il Censore, Catone il Sapiente, Catone l'Antico, Catone il Vecchio, per aver superato di molto l'età media massima di vita allora a Roma, o Catone il Maggiore, per distinguerlo dal pronipote Catone Luticense. In Orazione di Numanzia dice: «Riflettete in cuor vostro. Se avrete fatto una qualsiasi cosa rettamente a prezzo di fatica, quella fatica passerà presto. La buona azione non vi lascerà finché vivrete. Ma se ne avrete fatte ingiustamente per vostro piacere, il piacere svanirà presto, l'azione disonesta vi resterà addosso per sempre». Commento. Molte menti eccelse dell'antichità dicono, come Catone, pur non credendo al dopomorte: «Se avrete fatto una qualsiasi cosa rettamente, la buona azione non vi lascerà finché vivrete», eccetera. Allora viene da chiedersi: perché agire per il bene se nel dopomorte ci sarà il nulla e quindi nessuna punizione? Se solo noi siamo la totalità delle esperienze che facciamo e delle persone che incontriamo, e dopo la nostra morte non esiste nulla, a che scopo praticare il bene? I maestri immateriali rispondono che la spiritualità non ha bisogno di appartenere a nessun ateismo e a nessuna religione, perché è il diritto di nascita di ogni anima umana.